una grande promozione, ben il 35% di sconto per l'acquisto di crediti sul sito, è il link qui in descrizione, ragazzi. Per PSN card italiane ad ottimo prezzo, enepo.com, trovate il link qui in descrizione e anche il relativo codice coupon qui in descrizione, ragazzi. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. In questo video vediamo altri giocatori. In primis vediamo un bel Lukaku Record Breaker, che è una bella carta, non è un top, però è bella da vedere. E quindi questo sarà uno squad builder incentrato su questa carta e 700.000 crediti. In più un altro squad builder, un'ibrida con un budget non specificato. Poi vediamo come lo facciamo a girare, su le cifre, ecco. E quindi se questo video vi piace o vi piacerà, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, commentate, condividete. E in descrizione troverete link ai nostri social, quali Facebook, Instagram e gruppo Telegram. Il budget per questa squadra è di 700.000 crediti, con Lukaku Record Breaker non incluso in questi 700.000 crediti. È un giocatore del Belgio, si potrebbe ibridare con De Bruyne, Hazard. Voglio vedere se appunto è da ibridare, magari mettendolo qui e mettendo come ala sinistra, esterno sinistro, un Hazard. Come terzino sinistro ci metterei, magari volendo, un Jordi Alba e non un Mendy che costa tanto, con difensore centrale Lenglet. Lenglet è everywhere in my squad builder, ragazzi. Ter Stegen come portiere. Come difensore centrale, ecco, qui è un grande problema a parer mio, ma si può adattare mettendoci magari un Titi, stavo pensando un Diego Carlos, e metterci qua un bel Navas. Poi a centrocampo qui ci metterei il Nainggolan, anche nella versione Rule Breakers a questo punto, tanto abbiamo risparmiato sulla difesa, possiamo investire un po' di più sul centrocampo e sull'attacco, anche se io sinceramente parlando ci metterei un Mertens magari nella versione base, e qui ci metterei un Nainggolan a questo punto. E mi ci occorre, scusatemi, un altro centrocampista. Qui come esterno va bene, a parer mio, un Hakimi. E come altro centrocampista ci vuole un bel centrocampista nella Serie A. Oppure nel Belgio abbiamo Witzel. Riusciamo a mettere Witzel, vediamo un po' com'è. È un po' lentino, ma da mediano non è assolutamente niente male. Questa squadra viene 170.000 crediti, nemmeno 700.000 crediti, perché ho risparmiato tanto sui giocatori. Perché ad esempio magari non ho messo la versione Rule Breakers di Mertens, non ho messo la versione Rule Breakers di Nainggolan. Hakimi non so se è una versione in form, no, non ce l'ha la versione in form, c'è la versione One to Watch. Però appunto non è uscita nessuna versione One to Watch, non è uscita nessuna versione in form di Hakimi, scusatemi. Ci starebbe bene Porto, volendo, anche Porto non è assolutamente male. Insomma, per questa prima squadra avere un budget veramente riscato, stretto tra virgolette, 350.000 crediti non è male. Mi ha chiesto 700.000 crediti, beh, si può fare assolutamente di meglio, però io mi soffermo su questa squadra che a parer mio non è niente male, poi ovviamente possiamo fare i vari upgrade e cambiare dei giocatori, magari a posto di Witzel metterci un De Bruyne, che è più un trequartista, ma può far bene anche la fase da centrocampista centrale, anche lui, vedete, non si arriva nemmeno a 700.000 crediti, anche così può andare veramente bene. Abbiamo una difesa, scusatemi, rapida, è molto fisica, devo dire, i due difensori centrali sono fisici, a parte Navas che è scarso nel fisico ma buono in difesa. Sono veloci, la fascia è veloce, il centrocampo non è lento e l'attacco è interessante, con un giocatore, scusatemi, più di dribbling, quale Mertens, un giocatore più di fisico quale Lukaku. Vediamo ora la prossima squadra, che è un'ibrida, composta da Joe Gomez, Ederson e Diego Carlos. Come centrocampista ci metterei Allan, che è brasiliano, fa intesa con Diego Carlos. Ora devo scegliere se mettere Joe Gomez a destra o a sinistra, perché a destra abbiamo Navas, che è buono. A sinistra invece abbiamo un Renan Lodi. È da scegliere tra i due, ecco, è una scelta un po' più soggettiva. Dai, questa volta metto a sinistra Diego Carlos. A destra ci mettiamo Joe Gomez con un Wan-Bissaka, che ho provato, che sto provando. A me piace come carta, come terzino, non è niente male. Come esterno qui ci starebbe bene, volendo, un Vinicius Junior, che è un giocatore molto buggato, rapido, dribbling. Magari non ha un tiro eccezionale, però da esterno quello deve fare, deve saper dribblare e andare di velocità e anche un minimo crossare. Come centrocampista, beh, io qui ci metterei un bel Sissoko. Mi ci vogliono ora due attaccanti, uno è Martial. E in coppia vorrei metterci un Aguero. I due secondo me fanno davvero una bella coppia d'attacco. Come esterno qui possiamo metterci un po' l'esterno che vogliamo. Ma ormai abbiamo capito che io, il buon Jovispo, il vostro buon Jovispo, vi mette sempre il solito Lucas. Perché è uno degli esterni della Premier League più interessanti a livello di completezza come esterno, di rapidità, di dribbling,
attacco. In questa squadra appunto un 4-5-1 di base, 4-4-2 in game con Aguero e Martial, scusatemi, in attacco. A posto di Martial si potrebbe mettere tranquillamente magari un nuovo acquisto, ovvero Watkins, che sto provando e devo dire è molto interessante, uscirà anche la sua review. Magari a posto di Sissoko ci mettiamo un centrocampista che mi dia appunto un po' più di stazza a centrocampo, quale magari un De Bruyne, e possiamo creare così con 500.000 crediti una bella squadra, perché ho incluso il prezzo anche di Joe Gomez, di Ederson e Diego Carlos. Con 500.000 creiamo una bella ibrida con Liga Santander e Premier League. A parere mio, niente male così. Ma ragazzi, ditemi voi cosa pensate di queste squadre. Se siete d'accordo o meno con me, commentate qui sotto. Se il video vi è piaciuto, mi piace. Se non vi è piaciuto, dislike, condividete. E soprattutto fatemi sapere la vostra. Iscrivetevi al canale. Poi vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!